tutte quante. Aspetta, Baby Shark! Bentornati in un nuovo video! Snack! E in questo caso provenienti dal Giappone! Sì! Ti piace! Non, allora, per precisare, questo qui dal Giappone, non dalla Cina, quindi coronavirus non ce l'abbiamo. Dunque, Samurai Buyer, che è il sito che mi ha spedito questi snack, che ti mettiamo nell'info box il sito. Sì, vende sia gadget di ogni tipo, portachiavi, action figure, riguardanti gli anime e i manga, soprattutto anche i manga. Francesca, ma non solo, ha introdotto da poco anche una sezione di vestiario. Tutto giapponese, proveniente dal Giappone, 100% giapponese. Giapponese, non cinese. Assolutamente non cinese. Prendi subito il primo gadget che ci ha spedito. Il primo gadget che ci ha spedito è questo Pikachu molto morbido. Non è un molto Pikachu. Bello. Ah, sì, certo, è un antistress. È un Pichu. È un Pichu, sorella, sei stupita? Perché io lo chiamo Pichu. È un Pichu. Figlio. Comunque, originalissimo originalissimo giapponese ed è morbidissimo. E come me, guardate. Non è una cosa cinese. Morbidino! Ecco, la sorella sta spiegando questo cappellino, io ho il pandino oggi. E niente. Ma sei ignorante! Solo, ci hanno spedito anche tantissimi snack da mangiare e strafocare con tutta la gioia dell'amore! E in primo luogo voglio provare assolutamente questi bellissimi Kit Kat. Tutti i gusti del mondo! Tutti i gusti che sono disponibili in Giappone. Primo! Kit Kat al gusto sake di limone? Lemon! Penso di sì, vai! Abbiamo prima questo? Sì, vai! Cos'è? Ah, meno male, dai, meno male! Apri la busta e versali tutto in quello scatolo. Perché dovete sapere che in Giappone fanno i Kit Kat in formato mini. No, ma io ho toccato tutto. Troppo mini! Sono troppo mini! Sono mini, ma che carini, sono gialli! Possono essere regalati e scritti con una letterina qua. Certo, per Natale, se volete... Italo Kit Kat. Se volete acquistare per Natale il vostro regalo... Yeah, vado a... Wow, limone! A che non piace il limone? Oh, che buono! Quanto di cioccolato! Oddio, aspetta! È maspro! Ma non può questo. Se volete imbriacarvi, olivoncello già secco con questo. Se volete imbriacarvi, scegliete il sake al Kit Kat. Kit Kat al sake. Oddio. All'inizio sembrava buonissimo. All'inizio sembrava buonissimo. Ma poi mangiando si è sentito l'amaro in bocca. Del liquore, oddio, abbiamo iniziato molto male, molto male. Quindi questi qua lì. Oddio, ni. No. Direi ni, vabbè, metti quello che cazzo vuoi. Io dico no. Ni perché, oddio, mi ora ci facciamo la bocca con qualche altra cosa. Ok. Mi ha troppo spostata questa cosa. Facciamoci la bocca e me. Facciamoci la bocca, adesso ci sono, fai vedere, i Kit Kat al sake di mandarino. Oh, la bottiglia non è che stava a casa, capito? Ah, che si usa che io? Ah, si usa che abbiamo niente. La vediamo. Oh, dobbiamo, siamo qua per provare. No, è pesca. Ah, pesca, non stiamo mandando, cioè, a me il mandarino mi piace. Oh, ma bello. Che no. Bello. L'odore è molto conveniente. Ma anche l'odore, non si sente niente ancora. Ci blaghiamo. Allora, dall'odore già sento un po' di liquore. Mangia. Sembra profumo, sembra che io stia mangiando profumo. Però non è amaro. No, questo mi piace. Non la pesca non è amara. Non ha un gusto dello... del limone, perché il limone è già di sé aspro. Mettilo pure nel liquore, aiuto. No, è buono. Buono, eh? Buono. Vai, non abbiamo... Questo qua è molto buono. Non abbiamo continuato male questo qua. Questo qua con la pesca. Quella molto dolce, molto, sì, molto dolce. Prossimo snack sono è Kit Kat al sake, la sake tradizionale giapponese. È vino? No, è liquore. Liquore. Vabbè, un attimo.
attimo, un altro, non spoilerare. Non spoilerare tutte le cose. Allora, vediamo questo Kit Kat semplice. Sono qui. Pronti? Tu devi aprire. Non spoilerare. Maron. Profumo di rose. Ah. O sei profumo? È fatto con la soia fermentata. Oh, la salsa di soia. La salsa di soia? Viene dai fagioli di soia. I fagioli di soia si fermentano fino a lungo andare. Formano il sake di cuore. Quindi noi ci mangiamo tutto il mondo derivato della soia, capito? Vabbè, questo non è un gusto che preferiamo molto. No. Però non è. Per me non è nemmeno troppo schifoso. Quindi un mi. Sembra il Bimbo. Sì. Non posso ubriacare perché io sto allattando Bimbo. Ecco. Andiamo al prossimo. Andiamo al prossimo. Questo sarà molto buono. Ragazze, guardate qua che guardate qua che bella bontà. Oddio, il Monte Fuji, e devono essere dei Kit Kat al strawberry cheesecake flavor. Cioè, ci aspettiamo la vita da questo. Infatti, quindi apri subito, apriamo perché vogliamo. E non rompere lo scatolo perché ti suicido. Che carini. Wow, che bella questa busta. Attenzione allo scatolo, che è la mia vita, questo scatolo. Desi, questo qua è più buono, vai. Desi, questo qua è più buono. Desi, guarda che voleva aprire, vedi? Oddio, questo una mia un'archetto però. Ma sì, ma certo, cioè, io non so proprio quanto. Wow. Che è? Buonissimo. Sembra, wow, odore di formaggio. Burro. Ti amo. Buonissimo questo, ragazzi, ma che bello dico a fare. Madò. È la vita, eh. Io non sapevo che questo Kit Kat era proprio la vita. Adoro, cioè, ragazzi, allora, prima di tutto, il Monte Fuji ritratto sullo scatolo è qualcosa di spettacolare. Ve lo straconsiglio, se dovete acquistare qualche snack giapponese da questo sito, ve lo straconsiglio. Vanno provati. Che bello, quel pupazzo. Ci piace! Ci piace a noi! Monte Fuji, il strawberry cheesecake del Monte Fuji. Sì, ma ha quel gusto in bocca. La bustina con i fiori di ciliegio che Desi sta stramando. Vabbè, dolore a te di prendere il primo snack, guarda. Devo prendere questo. Meiji Milk Chocolate. Wow, me lo mangio tutta, me lo mangio tutta. Meiji Milk Chocolate. Chocolate Meiji. Vai. Wow, io me lo mangio tutto. Oh, piano. Uno. E due. La cioccolata Meiji è famosissima perché è veramente... dai! Questo è buono. Dici ciao, Baretta. Tokyo 2020. Poi abbiamo... la High Milk Chocolate. Che cos'è la High Milk Chocolate? Vediamo. Questa è a latte. Questa è fondente. High Milk. Ma io sono una mostra per la cioccolata. Ah, cioccolato più amaro, cioccolato più dolce. Hai visto? Ma cioccolato più dolce. No, non è cioccolata dolce. Bianca. No, è questo. Allora, su una scala da 1 a 20. Questo è quanto, com'è il colore, com'è? È sicuramente più bianco, ma è forse un... Questo è cioccolato al latte. Questo è un po' fondendo. Lei è proprio la intenditrice. Burghesimo. Ma è proprio buono. Questa qui ha un gusto più intenso, un gusto più amaro. Cioè, fai bere latte al tuo bambino? Certo, cioccolato. No, cioccolato voglio dire al latte. La cioccolata più famosa del Giappone. Buonissima. Adoro. Questa è buonissima. Ci piace. Questa è proprio buona. No, tu stai facendo la dieta, non te la voglio mangiare, ma la so io. No. E ci piacciono tutte le cioccolate! Avanti, questa cioccolata qui, che cos'è? Gana Milk Chocolate della Lotte. Ragate mirukede. Ma che fa? Ma è fine. Buono. Wow. 80 ml di latte più
metà di questa cioccolata è una buonissima cioccolata calda. Mamma mia, che buona! Molto buona! Ovviamente sì. Poi viene l'ultimo, abbiamo messo i gusti classici, quindi quelli che praticamente... Quelli là che praticamente facciamo così, guardate. Praticamente ci sono anche qui. Però vediamo se cambia il gusto. Io apro questo, tu apri quelli. Nestlé? Nestlé! Amo. Ma tu te ne dici Nestlé? Ma che cazzo significa? Un gusto cambia. Un gusto cambia. Che tipo? Per parlarti di Giappone. È più buono questo. Buonissimo. Questi sono gli originali Snack. Pure questo cambia. Cambia. Cambiano gusto. Cioè la cioccolata, non lo so. Giapponese è la cosa più buona che c'è. Contiene qualche altra cosa. Sono molto leggero perché il giapponese lo sette sì. Ultimo snack. Come l'ultimo snack? L'ultimo snack. Ah, me l'hai dimenticata. Ok, proviamo lo snack del bambino ciccino. Ginetto, o cinesco casket, o mare. Biscotto che sa di... il biscotto che sa di... allora, il traduttore dice... Sì, prega di mangiare presto, per favore, Sali. Per favore, Sali cosa? Ve lo leggo subito in giapponese. Omake o hayame ni omeshiagaru kudasai. Omeshiagaru kudasai significa mangialo, mangialo al più presto, per favore. Perché sennò questo non succede se non lo mangiamo. Sali. No, è stato sbagliato la traduzione. Meshiagaru kudasai significa mangialo per favore in modo onorifico. Si dice perché mangiatele industriali. Vai, se è impossibile mangiarsi questo biscotto al più presto possibile, mangialo al più presto perché c'è un industriali. No, ti lo so, mangiare al più presto è un industriali. No, perché dai, no, bambina, tutto bambino, ma che ce lo fai? Ma esce comunque, dovresti tagliarlo fino a qua, idiota di merda! Allora io... No! Oh, che carino, questo deve essere... Questo è formato... formato bambino. Formato te. Per essere, per intenderci, ecco. Sì, hai tutti i denti di piatto. Mangiare per favore veloce. Sto giapponese. Oh, Madò! Ma che è? Sapore? A me sembra yogurt. Yogurt al mirtillo, ribesfrutto, lampione. Me che cagno. Molto male. Questo qui devo dire che... Sali! Per favore sali, ma non traduttore, stavo tradurre. Bene, guarda che faccio giapponese. Ci piacciono, sono buoni, molto fantastici, quindi ce li possiamo mangiare se li colazione, possiamo... Colazione, pranzo e cena. Con questo abbiamo terminato i snack. Gli snack sono giapponesi dal sito Samurai Buyer, che vi lasciamo nell'info box. E ci vediamo al prossimo video. Io non dimenticate di seguirci su Instagram e su Facebook e di fare cosa? Di mettere mi piace. No, e di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Stai zitta perché ci sono io che comando qui. Che possono fare. Ma non fate niente. Vabbè, al prossimo video, aspetta, plop, plop, plop. Ciao, ciao, ciao.